Ora studiamo le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Cerchiamo di ricavare queste condizioni di equilibrio da quelle del punto materiale. Qui c'è un esempio di un punto materiale su un piano inclinato, sottoposto a tre forze: la forza peso, la forza vincolare che fa il piano e la forza elastica che fa questa molla. In questo esempio le tre forze si annullano, quindi la somma vettoriale delle tre forze è 0, forza totale uguale a 0. Lo si può verificare sia sommando queste due forze tra loro, con la regola del parallelogramma, in questo caso viene un rettangolo, questa è la diagonale del rettangolo, quindi la somma di quelle due forze, e poi questa forza è uguale opposta alla terza forza presente che è il peso. L'altro modo per verificare che la somma di tutte queste forze è 0 è quella di scomporre, come al solito, la forza peso nelle due componenti, peso parallelo e peso perpendicolare. E quindi adesso abbiamo quattro forze: peso parallelo, peso perpendicolare, forza elastica, forza vincolare, e vediamo che si annullano a coppie, perché la forza vincolare annulla perfettamente il peso parallelo, mentre la forza peso perpendicolare, mentre la forza peso parallela è annullata perfettamente dalla forza elastica, quindi il totale delle forze è zero. Comunque, quello che ci interessa adesso dire in questo esempio è che siccome la forza totale è 0, allora questo punto materiale sta fermo, sta in equilibrio. Allora, passando al corpo rigido, per esempio un'asta, ci chiediamo se la condizione forza totale uguale a 0 sia sufficiente per tenere in equilibrio anche l'asta. E in realtà non è così, infatti che la forza totale sia 0, cioè le forze si annullino tra loro, non basta. Questo esempio lo dimostra. Un'asta può essere anche libera volendo, oppure fulcrata no, meglio ancora se è libera, con due forze applicate all'estremità, due forze uguali opposte, naturalmente applicate in due punti diversi, A e B, due punti di applicazione diversi, e malgrado la forza totale sia zero, perché queste due forze sono uguali opposte, per esempio 5 newton e 5 newton, eppure il corpo rigido non è in equilibrio, infatti ruota attorno al baricentro. Ruota ovviamente in senso antiorario. Perciò, malgrado forza totale sia uguale a zero, il corpo rigido non è in equilibrio perché, posto da fermo, non rimane fermo ma si mette a ruotare in senso antiorario. Questo accade perché, si può dimostrare che la condizione che la forza totale sia zero blocca soltanto il moto del baricentro, cioè impedisce al baricentro di muoversi. Infatti, quest'asta si mette a ruotare, ma il baricentro comunque rimane fermo, cioè la condizione che la forza totale sia zero impedisce al baricentro di muoversi, come infatti accade in questo caso, però non impedisce al corpo rigido di ruotare attorno al baricentro. Nel caso di un punto materiale, la condizione forza totale uguale a zero invece era sufficiente a non far muovere il punto materiale, perché il punto materiale, dal momento che non ha dimensioni, non ha estensione, non può ruotare, quindi non ha senso dire che il punto materiale può ruotare. Perciò, potendo soltanto traslare, questa condizione è sufficiente per bloccare la traslazione, come avviene nel caso del corpo rigido. Infatti, questa condizione, forza totale uguale a zero, è sufficiente a bloccare la traslazione del baricentro. È ribadito anche qua la condizione forza totale uguale a zero, che si chiama prima legge o prima equazione cardinale dell'equilibrio dei corpi rigidi, è sufficiente a non far traslare il baricentro. Ma dal momento che i corpi rigidi possono anche ruotare, allora serve una seconda legge, seconda legge cardinale dell'equilibrio dei corpi rigidi, che impedirà anche l'altro movimento, cioè la rotazione. Quindi servono due condizioni, la seconda la dobbiamo ancora scoprire. Perché due condizioni? Perché il corpo rigido può fare due movimenti, cioè trasla e ruota. La prima condizione blocca la traslazione, la seconda condizione blocca la rotazione. Come ultima osservazione, notiamo che queste condizioni non sono soltanto sufficienti, ma anche necessarie, nel senso che le implicazioni possono essere lette sia da sinistra a destra, che da destra a sinistra, come si vede da questa doppia freccia. Che vuol dire? Vuol dire che se su un corpo rigido la forza totale è 0, allora il corpo rigido non trasla il suo baricentro, ma si può leggere anche al contrario. Se io vedo un corpo rigido che non trasla il suo baricentro, allora deduco che la forza totale è 0. E la stessa cosa varrà poi per quest'altra legge.
Cioè, se questa condizione sarà vera, il corpo rigido non ruota, ma viceversa, se io vedo un corpo rigido che non ruota, deduco che questa condizione è vera. Quindi